Solo che c'è grandissimo entusiasmo per poter di nuovo lavorare. Sono contento di essere rimasto, parto con grandissimo entusiasmo e poi c'è, di fatto non è che sia cambiato molto, se non il fatto che sia rimasto io con i miei collaboratori e 10-12 giocatori che già ci conoscono, l'ambiente che abbiamo apprezzato e imparato a conoscere. Adesso c'è tutto il lavoro che ci porterà quello che dovremmo fare in ritiro e possibilmente completare la squadra per quelle che sono le nostre possibilità. Sì, non è che basti un mese per poter stravolgere tutto, però ci sono stati dei cambiamenti, è vero, anche in certe aree. Quindi io, a prescindere, parlo dell'anno scorso solo per ringraziare tutti quelli che ci hanno dato una mano. Da me avranno sempre una grandissima gratitudine per quello che hanno fatto. Quest'anno ci sono dei cambiamenti in alcune aree, quindi medica e in altre aree, e da questo punto di vista dovremmo essere bravi a stabilire di nuovo le giuste relazioni e soprattutto leali, e con un livello di comunicazione che sia uguale per tutti, perché è interesse di tutti fare il meglio di ognuno di noi per le sorti del Crotone. Sicuramente, come hai detto te, c'è un discorso che per noi la Serie A non è più una scoperta, quindi sappiamo la grandissima qualità che dovremmo affrontare, sappiamo le difficoltà che porta una categoria di questo genere se non riesci ad attrezzarti velocemente con determinati numeri. Ad oggi noi perdiamo il 50% di questa squadra, consapevoli che alcuni giocatori in prestito sarebbero ritornati alle case madre. Stiamo cercando, attraverso l'operato del nostro direttore, al grande entusiasmo che sta mettendo anche il nostro direttore generale, di poter riportare quanti più giocatori dell'anno scorso possibile, e su quelli, secondo me, cercare di trovare quei profili e quei giocatori che possono farci fare un ulteriore salto di qualità, perché la difficoltà non cambieranno, secondo me partiremo anche quest'anno con lo svantaggio dei pronostici, e tra l'altro anche molte squadre neopromosse stanno dimostrando di avere dei mezzi economici importanti, e quindi noi dovremmo essere molto bravi a completare velocemente una squadra rispetto all'anno scorso e a trovare quei profili che possono fare la differenza. L'anno scorso a un certo punto c'era un rispetto importante per il Crotone, perché si era ritagliata, secondo me, la figura di una squadra che non mollava mai, che non era comunque facile da affrontare, che era sempre carica di entusiasmo, che giocava comunque anche bene e che era sempre nella condizione di poter tenere in piedi le partite fino all'ultimo. Quest'anno tutte queste cose ce le dobbiamo ricostruire, non è che ce lo siamo portati come bagaglio. Io mi augurerei fosse così, perché vuol dire molto lavoro in meno, però, come sapete meglio tutti voi, ogni anno cambiano. Come ogni partita si resetta, ogni anno bisogna resettare e non accontentarsi mai, anzi, e non pensare che quello che si pensava essere uno svantaggio possa diventare un vantaggio e viceversa, perché tutto è nuovamente da riscrivere.